Diverse decine di persone si sono ritrovate a metà pomeriggio sul belvedere delle maschere a Viareggio per manifestare contro il Green Pass, un sit-in di protesta pacifica promosso dal gruppo Libertà di Scelta Versilia, donne e uomini un po' di tutte le età, accomunati dalla contrarietà al pass vaccinale, ma in realtà quasi sempre anche al vaccino stesso. E contestiamo questo Green Pass perché, oltre ad essere anticostituzionale, è veramente un obbrobrio. Contrari al Green Pass o al vaccino? Come... No, siamo contrari al Green Pass, fra noi c'è anche gente vaccinata. E lei è vaccinata? Non abbiamo problemi, no, io no. Perché sono contraria, non mi piace, non mi fido, non sono d'accordo, non credo che sia risolutivo. Sono contraria non al vaccino, io sono contraria all'obbligo del Green Pass. E quindi il governo secondo me dovrebbe rivedere un attimino le sue posizioni e non obbligare le persone a fare un vaccino se non hanno voglia di farlo. Lei è vaccinata? Io no, per scelta, perché non sono tranquilla a fare questo vaccino. Attraverso striscioni e cartelloni hanno manifestato le ragioni del no, esibendo molti presunti casi di complicazioni legate al vaccino, ma va detto che l'AIFA, nell'ultimo rapporto, ha reso noto che su 86 milioni di somministrazioni in Italia, i decessi correlabili al vaccino sono appena 16. Il Green Pass è una misura discriminatoria, dittatoriale. La libertà vaccinale è sacrosanta come la libertà di cura, qualsiasi tipo di cura, le persone diciamo, devono essere libere di poter scegliere. Senza vaccino e quindi costretti ai tamponi per andare al lavoro. Finché si può si resiste. E ora ha maggior ragione perché non è giusta una discriminazione, a questo punto non si può cedere. È la prima manifestazione No Pass in Versilia, senza cortei ma solo volantinaggio e presidio informativo. Una piazza di certo ristretta, in una zona che segna una delle più alte percentuali di vaccinazioni. Stando agli ultimi bollettini ASL, in Versilia l'86,2% delle persone ha ricevuto almeno una dose, fra le migliori zone in Toscana, la regione che è la prima in Italia per adesioni alla campagna vaccinale.